benvenuti a Scientificast. La puntata è quella del 24 luglio, una puntata che non fa parte della programmazione ordinaria perché almeno per questa settimana, poi stiamo vedendo un attimo se abbiamo le risorse per farlo, ci mettiamo un attimino in stand by. Non vi lasciamo comunque soli, i microfoni qui con voi c'è Paolo Bianchi e questa settimana vogliamo riproporvi l'ascolto di un'intervista che abbiamo fatto nella puntata numero 98 di Scientificast, parliamo di marzo 2016. Era il momento nel quale diciamo fu noto che Paolo Nespoli avrebbe preso parte al lancio della missione 52-53, missione che oggi sappiamo che è stata nominata missione Vita dall'Agenzia Spaziale Italiana, l'European Space Agency, che partirà il 28 luglio 2017, quindi tra 4 giorni. Quindi ci risulta davvero opportuno riproporvi questa intervista. A proposito del lancio, è bene ricordare che gli amici di Astronauticast il 28 luglio faranno un episodio speciale, una diretta, per seguire tutte le fasi del lancio di Paolo. L'inizio della diretta è previsto per le ore 16:30, il lift off, quindi il lancio vero e proprio, per le 17:41. Per mezzanotte e un minuto è previsto il docking con la famosa manovra di 6 ore che dovrebbe portare la Soyuz ad agganciarsi alla Stazione Spaziale Internazionale e dopo tutte le fasi diciamo di rito ci sarà l'hatch opening, quindi l'apertura del portello alle 2 di notte circa. Il tutto sarà trasmesso su live.astronauticast.it. ci saremo anche noi di Scientificast a seguire quantomeno l'inizio della diretta, il lift off e le fasi immediatamente successive al lancio, e ovviamente il team di Astronauticast e tutti quanti saremo assolutamente contenti di rispondere alle vostre domande. Stiamo pensando che i social, in particolare Twitter e Facebook, saranno particolarmente seguiti, ma stiamo anche pensando con i moderatori di Italy su Reddit di fare un thread dedicato, quindi anche da quelle parti potrete lasciare domande e durante la diretta cercheremo di rispondere. Quindi andiamo indietro al marzo 2016, come abbiamo detto, quando il nostro Andrea Bersani aveva intercettato Paolo Nespoli per i nostri microfoni. Anche oggi abbiamo un ospite molto particolare, siamo molto contenti di poter fare una chiacchierata con un astronauta che, dopo aver parlato con Samantha Cristoforetti, che era scesa da pochi mesi dalla stazione spaziale, invece si sta preparando per salirci sopra. È con noi il maggiore Paolo Nespoli e lo ringraziamo molto per il suo tempo. Ma più che maggiore, che era un che è sicuramente una cosa che io dall'esercito nella mia vita precedente, direi che se uno proprio deve metterci un titolo, mi piacerebbe essere titolato ingegnere, perché è sostanzialmente quello che faccio io, sono un ingegnere aerospaziale. E così questa è la mia vita nuova, in un certo senso. Non che voglio rinnegare l'esercito, anzi, per amor di Dio, l'esercito mi ha fatto fare tante cose, però di fatto oggi sono l'ingegnere Paolo Nespoli, ma tra di noi Paolo va benissimo, anzi meglio. Ottimo. Allora, in effetti, leggendo un pochettino anche su Wikipedia il curriculum, insomma, ci si potrebbe scrivere un mezzo romanzo. Ma allora, quindi ingegnere Paolo Nespoli, è un nostro grande piacere fare una chiacchierata perché ti stai preparando per tornare sulla stazione spaziale e insomma per adesso sarà un pochino magari ancora presto per avere dei dettagli riguardo alla missione, però probabilmente già hai qualche idea, ti stai preparando in qualche maniera per l'attività che andrai a fare sulla stazione spaziale. Sì, sicuramente. L'addestramento ufficiale è cominciato ad agosto dell'anno scorso, quindi c'è già qualche mese che ci stiamo dando. Il concetto è che un astronauta sulla stazione spaziale, questa casa laboratorio, sostanzialmente deve fare tutto, è richiesto che faccia tutto, perché sì, si va principalmente per fare degli esperimenti, ma per poter fare degli esperimenti hai bisogno di mangiare, di vivere, di qualcuno che ti fa eccetera eccetera, di far gestire il sistema di mantenimento della vita. Non è che se si spacca qualcosa chiami Houston e ti mandano l'idraulico, cioè
o se c'hai bisogno di scaricare la navicella, dice scusi, ci mandano un paio di persone qua che ci scarica la navicella, per cui sostanzialmente diciamo che il 50% del nostro tempo sulla stazione è usato per mantenere in vita questa casa laboratorio, perché deve funzionare. Se non la fai funzionare ci sono dei problemi, e quindi le cose che si fanno inizialmente nell'addestramento sono soprattutto rivolte al funzionamento di base della stazione, incluso tra l'altro il poter pilotare, tra virgolette, o comunque far parte di un equipaggio che porterà un veicolo da terra alla stazione e poi ti riporterà indietro, cosa che dura relativamente poco, perché la missione sulla stazione spaziale dura 6 mesi, il volo di andata 8 minuti e mezzo, 6 ore e sei da terra alla stazione, quindi relativamente poco. Ma di fatto, essendo questo sia l'andata che il ritorno un momento molto critico, un momento delicato, un momento che usa un veicolo particolare, di fatto vai ad addestrarti per un anno per queste 6 ore, e poi un altro anno e mezzo lo usi per gli altri 6 mesi, ed è questo che abbiamo cominciato a fare a agosto dell'anno scorso. La prima cosa che mi hanno fatto fare alla NASA, tra l'altro, è una riqualifica sulle mie capacità di gestione e manovra del braccio meccanico, cosa che è abbastanza complessa, non è data così per scontata. E poi abbiamo ricominciato di nuovo le qualifiche sul veicolo russo, eccetera eccetera eccetera. Delle cose che si faranno, cioè dell'altro 50% dal punto di vista scientifico, e probabilmente per essere precisi si investe circa il 30%, 30-40% del tempo in attività strettamente scientifiche sulla stazione. Di questo stiamo cominciando adesso le parti iniziali dell'addestramento. 2 settimane fa a Houston ho avuto tutta una serie di briefing sugli esperimenti scientifici che si stanno preparando per la missione dove volerò, che sarà nel maggio 2017. E quindi il processo di selezione degli esperimenti che farò è complesso, perché ha a che vedere con risorse di bordo, con la mia disponibilità, con il fatto che l'esperimento deve essere disponibile, l'equipaggiamento deve essere disponibile, col fatto che, non so, se i ricercatori per esempio cercano una donna, sicuramente io non lo posso fare, o il contrario, se cercano, che ne so, qualcuno che non ha le mie caratteristiche, che non ha bisogno delle mie caratteristiche, io non lo posso fare. Quindi è un processo veramente complesso. Abbiamo fatto 2 giorni di presentazione dove ci sono state presentate una quarantina, cinquantina di esperimenti generali che vanno, ci siamo concentrati su quello che si chiama life science, cioè scienza della vita, cosa che hanno a vedere col fatto che tu sostanzialmente sei una cavia. E quindi secondo quelle che sono le regole internazionali devi hai l'opportunità di non dico di fare il volontario, ma di obiettare a poter fare questo esperimento se l'esperimento non ti piace o per qualche ragione a qualche ti causa dei problemi. E quindi tutto questo per dire che se da agosto dell'anno scorso abbiamo fatto tante attività di livello di sistema, per esempio 2 settimane fa abbiamo fatto a Houston tutta una serie di esercizi che hanno a che fare con le emergenze causate, che ne so, dalla stazione che prende fuoco, che perde aria, da contaminazione dell'atmosfera, cosa che si fanno con tutto l'equipaggio, di fatto le attività tecniche specifiche sugli esperimenti non le abbiamo ancora fatte, anche perché bisogna tenere presente che prima fai l'addestramento, con più tempo hai per dimenticarti di quello che sei stato addestrato, non è che puoi fare un addestramento oggi e l'esperimento tra un anno e mezzo. Sì, certo, lo puoi fare, ma mi è capitato nella missione precedente dove un paio di volte ho cominciato un esperimento dicendo giuro io questo esperimento non l'ho visto e non ho fatto addestramento, ma va bene, perché c'ha le procedure, si cerca di fare le cose in modo che tu le possa seguire anche se non le hai viste, e solo verso la fine ho pensato ma forse in effetti sì, qualcosina nell'ultimo neurone sperso nel cervello qualcosina c'era. Quindi
Non sappiamo ancora specificatamente esattamente la lista degli esperimenti, sappiamo che come tutte le missioni della stazione spaziale sarà una buona combinazione tra scienza della vita, scienza dei materiali e tutte le cose che si fanno utilizzando questa situazione di microgravità. Non sappiamo ancora se ci saranno attività operative complesse come passeggiate spaziali e mentre ci stiamo addestrando e qualificando non sappiamo ancora se ci saranno, se ci sarà l'opportunità, cosa che io francamente spero, ma dovremo vedere. E bon, di fatto concludo, sono andato un po' lungo, scusatemi questa verbosità. Di fatto la gente normale pensa che costruiscono la missione spaziale sull'astronauta, ma di fatto la stazione spaziale è un laboratorio che continua a lavorare da 20 anni e si costruisce l'astronauta su quello che serve sulla stazione, non il contrario. Quindi io sostanzialmente, sebbene mi sento Paolo Nespo, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea, sembro così importante, di fatto sono una pedina piccola inserita in una rotellina di un sistema complesso e mi guardano e dico: ok, tu rotellina devi avere 23 denti e devi girare a 100 rpm, questo è l'addestramento per cosa ti serve, ed è questo che gli astronauti di fatto fanno. Questa è un'immagine un po' diversa in effetti da quello che magari ci si aspetta dell'astronauta che ha, insomma, viaggia, insomma, fa cose incredibili. Invece l'immagine è molto più simile a quella di un laboratorio terrestre, quindi in cui alla fine i ricercatori fanno quello che la linea di ricerca richiede. Certo, assolutamente. Sì, le complessità è che sei in un posto sostanzialmente ostile alla vita, difficile da arrivare, da ripartire, qualsiasi cosa che fai è sicuramente complessa e può portare alla perdita dell'equipaggio o qualcosa di grave. Quindi il livello di addestramento che devi avere è sostanzialmente maggiore. Tutto poi si aggiunge, e a tutto questo si aggiunge anche il fatto che alla fine è un posto isolato, confinato, non è che puoi dire stasera mi sono stancato, esco prima, vado a mangiare una pizza, non funziona, non è che funziona proprio così. E quindi voglio dire, ci sono anche tutti questi aspetti di carattere psicologico che bisogna tenere in considerazione, ma per il resto, diciamo, per il lavoro di base non vedo poi molta differenza da quello che fanno i nostri ricercatori quando sono impegnati in una ricerca. Immagino che anche loro arrivino al lavoro la mattina presto e se ne vadano la notte fonda, se se ne vanno. Spero che ogni tanto, non spero, ma credo che ogni tanto qualcuno qualche nottata sotto una scrivania se la faccia, così come ce la facciamo noi sulla stazione spaziale. Ah sì, questo più o meno succede a tutti prima o poi. Ecco, tu prima hai citato le passeggiate spaziali, tu sei in qualche maniera un veterano dei viaggi spaziali, questa sarà la tua terza missione e nella prima che hai fatto durante la costruzione della stazione spaziale hai coordinato parecchie attività anche extraveicolare. Ora, nella tua esperienza hai viaggiato con lo shuttle, hai viaggiato con la Soyuz, questa volta sarai di nuovo con la Soyuz. Che cosa hai visto cambiare, hai visto crescere la stazione spaziale? Come hai visto cambiare le attività, in qualche maniera l'ambiente, e che cosa ti aspetti dal prossimo viaggio? Allora, innanzitutto visto che hai parlato delle passeggiate spaziali, sì, sebbene io abbia fatto addestramento da 15 anni, sia qualificato, abbia fatto di tutto di più, di fatto per una ragione o per l'altra non sono ancora riuscito a fare una passeggiata spaziale. Non è che spetta a me, io sono ancora di nuovo una rotellina, se il sistema dice c'è da fare una passeggiata spaziale io sono pronto, ma di fatto per tutta una regione, per tutta una serie di buone ragioni, fino adesso non è mai capitato che dicesse ci abbiamo necessità di fare una passeggiata spaziale, Nespoli vai. Spero tanto di poterla fare, perché questa è sicuramente un'esperienza nuova, è sicuramente una delle cose che gli astronauti vogliono fare, perché fuori già dentro la navicella sei in un posto veramente strano, ma sei dentro la navicella, fuori invece navicella portatile, perché la tuta extraveicolare sostanzialmente è una navicella portatile che ti metti addosso, che ti mantiene in vita, ma lo spazio, la distanza tra te e l'esterno è veramente ridotta, e mi piacerebbe sicuramente provare questa esperienza. Vediamo se questa volta funziona. Devo dire
La prima missione nel 2007 era una missione di costruzione della stazione. La stazione era già a un buon punto di costruzione, ma mancavano ancora tutta una serie di pezzi essenziali. Noi abbiamo portato in orbita il nodo 2, che poi è il modulo che ha consentito l'aggancio di due laboratori complessi che hanno completato la stazione, ovvero il laboratorio giapponese e il laboratorio europeo. Quindi senza quella parte della stazione mancava un pochettino la componente internazionale, e quindi la stazione da quel punto di vista è sicuramente cresciuta. Devo dire che i team di terra oramai hanno anni di esperienza e si è raffinato un pochettino la capacità di, o meglio, il modo per poter ottenere di più, e mi spiego meglio, è facile quando si parla di un sistema così complesso che la safety prenda il controllo delle cose, e per cui ti danno tutta una serie di blocchi, non ti fanno fare le cose perché tutto è potenzialmente unsafe, ed è chiaro che se sei estremamente conservativo, come dobbiamo esserlo nello spazio in certe cose, poi di fatto non riesci a fare poco. E devo dire che in questi anni c'è stato uno studio abbastanza interessante per riuscire a modulare un pochettino meglio questo livello di safety, per fare in modo che sì, sei safe, ma allo stesso tempo possa lavorare, perché se sei estremamente safe stai a casa, a letto e hai finito. Per cui cioè, questa valutazione del rischio e calcolare il rischio in modo da poter fare le cose nel miglior modo possibile è sicuramente una maturazione che la stazione ha fatto, o le operazioni nella stazione sono state fatte. Così come per esempio la navicella Soyuz è sicuramente maturata, per quanto sia piccola e semplice. Per esempio, quando io mi sono lanciato nel 2010, abbiamo fatto il docking in 48 ore, ed ora con l'aggiunta di nuovi sistemi di misura, di calcolo a bordo, capacità di gestione del sistema di rendezvous docking, sostanzialmente si riesce a fare dal lancio al docking passano 6 ore, si fa quasi un aggancio diretto alla stazione, non ancora completamente diretto. E devo dire, forse lo dico voi in anteprima, forse non si dovrebbe dire, ma c'è il mio comandante che sta cercando addirittura di accorciare ancora di più questa cosa, perché vorrebbe fare questo test, quindi forse faremo questa cosa, ma ancora non si sa, non si può dire, quindi faremo finta di non averla sentita. Fate finta di non averla sentita. Però voglio dire, sì, le cose stanno migliorando dal punto di vista di accesso allo spazio. E tra l'altro la missione in cui volerò, la spedizione 52-53, sarà la prima che vedrà l'arrivo di veicoli commerciali. Questa è la pianificazione adesso, poi ci potrebbe essere qualche slittamento, ma di fatto in quella missione succederà di tutto di più. Ci sarà un andirivieni di veicoli che mi sembrerà di essere alla stazione centrale di Milano o a Roma, da qualche parte, voglio dire, perché cominceranno ad arrivare veicoli commerciali. È previsto che arrivino 2 veicoli commerciali con il primo equipaggio commerciale. Questa è una cosa importantissima, perché vuol dire che lo spazio sta diventando sempre di più un pochettino quello che è la nostra aviazione di oggi, che una volta andare a attraversare l'oceano era una cosa impensabile, impossibile, poi è diventata una cosa da ricchi che lo facevano per farsi vedere che erano ricchi, e ora lo fanno tutti magari per andare a mangiare il gelato a New York, tra virgolette, adesso esagero un attimino, però sicuramente se uno volesse è possibile e non ci sono problemi. E questo cambiamento per l'accesso allo spazio oggi è quasi una realtà, siamo arrivati al punto che sono una realtà, e mi aspetto che velocemente, subito dopo i test iniziali, si apra questa possibilità, e tra, che ne so, 15-20 anni si comprerà il biglietto per andare nello spazio, una settimana nello spazio, come adesso si compra il biglietto su internet per andare a New York o in Australia, e forse anch'io, che ne so, da vecchietto deciderò che va,
vada un po', vado a fare un attimino un altro giro sulla stazione spaziale, che questa volta vediamo se non mi riempiono di siringhe, di buchi e di cose, se riesco a godermelo un pochettino di più. Non che non se lo godano gli astronauti oggi, ma insomma sicuramente siamo lì per lavorare e non per guardare di fuori, anche se sembra dalla quantità di messaggi social media che mandiamo che siamo lì a fare solo quello. Ecco, questo argomento è molto interessante, anzi è proprio l'argomento che avrei voluto toccare subito dopo, cioè il fatto che molti dei tuoi predecessori, in particolare i nostri italiani, insomma Luca Parmitano, che peraltro credo sia stato il primo a fare il docking veloce di 6 ore invece che 48, e poi anche Samantha Cristoforetti in modo ancora forse più evidente, ci hanno molto abituato bene a essere molto presenti sui social network, a essere molto presenti sui media, insomma a trasmettere molto, a farci vivere anche da noi a terra moltissimo l'esperienza loro nello spazio. Cosa ne pensi di questo ruolo dei cosmonauti come divulgatori, diciamo come raccontatori anche di esperienze e fonti di condivisione di un'esperienza così straordinaria? È assolutamente interessante la cosa, e se devo essere sincero, nel 2010-2011 sono stato il primo astronauta europeo che sostanzialmente ha utilizzato i social media per comunicare dallo spazio, e ora allora era ancora una novità un po' così, però quello che io ho utilizzato dallo spazio era Twitter, e ho mandato un migliaio di tweet con 500-600 foto dallo spazio ed è stato interessante, perché se all'inizio ero un attimino così non certamente sicuro di questa cosa per tutta una serie di ragioni, primo perché pensavo che fosse sicuramente una perdita di tempo, ma qualcosa che mi distogliesse dal lavoro, dal mio lavoro. Poi in effetti dallo spazio, visto che sulla stazione non è che puoi fare molto, per cui è vero, lavori dalle 7:30 di mattina alle 8:30 di sera, quella è la giornata lavorativa, ma poi di fatto quello che tu fai dopo le 8:30 di sera, a meno che non c'è un'attività operativa da fare, ma normalmente diciamo che dovresti prepararti per andare a letto, dormire, risvegliarti, riprepararti per la giornata lavorativa, e sei da capo sulla giornata lavorativa. Ora conservativamente mettono 8 ore di sonno, 1:30 di preparazione al sonno e 1:30 per prepararsi al lavoro, però come le gestisci queste ore sono spetta a te. Quindi io quasi ogni sera andavo alla finestra e alla cupola e facevo foto, e poi mi guardavo queste foto e il fatto di poterle condividere ha aiutato molto me, cioè mi ha fatto sentire in un certo senso utile e interessante questa condivisione che facevo, mi sembrava utile e interessante, e dall'altro lato vedevo di ritorno i tweet, e ce ne avevo 400-500 ogni giorno, delle persone che si meravigliavano di queste cose, quindi mi seguivano, dell'interesse che la cosa suscitava, e quindi niente, insomma, secondo me è di beneficio sia dal punto di vista personale all'astronauta, che si sente anche più utile là sopra e viene coinvolto in questa cosa in modo molto positivamente, ma dall'altro anche per condividere un attimino questa esperienza che è veramente unica. E per ultimo devo dire che parlare positivamente di scienza, di tecnologia, ma anche solo di cose che si possono fare, è sicuramente una cosa che dovremmo fare, che i nostri media dovrebbero fare un pochettino di più, perché ci si focalizza sull'attore, sul calciatore, su queste cose così, che va benissimo, però insomma non dovremmo tralasciare che si possono fare tutta un'altra serie di lavori interessanti e intelligenti e avere un ritorno personale
degno, anche se non sei un calciatore o un attore, insomma. E quindi il poter partecipare a questa cosa secondo me è stato estremamente importante. Ora, tornando dallo spazio, non ho più twittato perché mi sono trovato vuoto un attimino di cose straordinarie che volevo condividere. Ora probabilmente ricomincerò tra qualche mese a ritwittare in preparazione della missione, ritwittare o comunque entrare nei social media e cercare di condividere di nuovo queste esperienze per oggi portare eventualmente un po' di gente con me nello spazio e fargli venire la voglia di andare e domani magari andarci assieme, perché no? Assolutamente. Noi, voglio dire, il nostro scopo come associazione è proprio quello di parlare di scienza, è assolutamente sovrapponibile a quello che stavi dicendo. Tra l'altro io sono, vabbè, personalmente molto appassionato di queste cose, quindi capita moltissimo che mi fermi la sera, magari fino a tardissimo, per vedere i lanci di satelliti, anche cose senza esseri umani, però insomma è una cosa che mi ha sempre appassionato fin da piccolo. Mi ricordo i lanci dello shuttle negli anni 80 già, quindi insomma questa possibilità che ci date a noi che siamo qua sotto è bellissima, e abbiamo seguito moltissimo anche tutti quelli che sono venuti prima, da Chris Hadfield, che è stato anche lui un personaggio mediatico molto potente. Noi sicuramente continueremo a seguirti e anzi con grande piacere se vedremo delle fotografie dell'Italia, queste cose qui che sono sempre molto affascinanti, saremo molto felici di poterle ricondividere anche con il nostro pubblico. Io per oggi direi che possiamo quasi ringraziarti, non so se ci vuoi lasciare un saluto o qualcosa prima di ringraziarti definitivamente e salutarti, e insomma spero anche di poterti risentire presto, magari prima del lancio, sicuramente dopo. Sì, va bene, sicuramente è interessante parlare con voi, vi sento curiosi, vi sento attenti, vi sento gasati, vi sento intrigati, e quindi mi piace sicuramente condividere queste esperienze, siamo in una linea comune, quindi cercherò di portarvi virtualmente nello spazio e niente, insomma, ma poi ve l'ho detto, tranquilli che tra un po' ci si potrà andare tutti senza problemi. Allora inizia a mettere da parte due soldini, perché magari non costerà poco come andare a New York. Ma sì, sostanzialmente il problema vero è che il costo non è tanto legato al costo vero, che è alto chiaramente, ma è legato al valore commerciale, come tutto, no? Cioè, quando compriamo una cosa non compriamo il costo di quella cosa, compriamo quanto noi siamo disposti a pagarla, perché chi te la vende fa un'analisi di mercato e vuole vendertela al maggior prezzo possibile. Se il prezzo è troppo alto non la compri, quindi lui muore; se il prezzo è troppo basso è stupido, perché te l'ha venduta a basso prezzo. Quindi c'è un'analisi di questo tipo. L'analisi di questo tipo dice che ora ci sono più di un migliaio di persone che sono disposte a spendere qualcosa come 10 o 20 milioni di dollari per farsi un volo nello spazio, e quindi vai, finiranno presto, spero, questi miliardari che possono fare queste cose, i prezzi si abbasseranno. Io credo che si arriverà a un costo, si dovrebbe arrivare a un costo non così semplice, ma neanche tanto complesso, cioè qualcosa attorno, che ne so, un 100.000 euro di oggi più o meno, che non è una cifra che uno dice un attimino che guarda se ho 100.000 euro qua, cioè uno deve pensarci un attimo e mettere da parte qualche soldo, però non è fuori dal mondo, cioè se uno vuole veramente fare questa cosa si mette un attimino di impegno e la fa. Ma è lì deve arrivare, perché se non arrivasse lì non avrebbe un senso commerciale, quindi va bene, ci vorrà un attimino di impegno, ma immagino che si arriverà lì, e quindi va bene. Sì, cominciamo, mi ci metto anch'io, perché anch'io ho intenzione di ritornare tra un po' d'anni nello spazio, cominciamo a mettere da parte qualche soldino e abbiamo fiducia nel futuro o nelle nostre capacità, metto anche voi come ricercatori, come gente che spinge il futuro, nelle nostre capacità di portare questa cosa alla portata di tutti. Ottimo, grazie infinite, e appunto io inizio a mettere da parte qualche soldino che non si sa mai. Grazie ancora, okay. Un saluto a tutti e ciao a tutti. A presto, ciao.
Bene, tutto per questa puntata di Scientificast del 24 luglio. Io vi ricordo come sempre che potete contattarci all'indirizzo info@scientificast.it, sul nostro sito www.scientificast.it, su Facebook, su Twitter. E se vi piace questo podcast, se vi piace il nostro blog e volete sostenerlo, vi ricordo che potete farlo con una donazione ricorrente su Patreon. Patreon sta diventando davvero il nostro principale mezzo di sostentamento, da un dollaro in su, insomma. Se vi fa piacere, tutto è benvenuto e contribuisce ovviamente alla realizzazione di questo podcast, a farlo crescere e a fare sempre cose migliori anche per il nostro pubblico. Ovviamente non è obbligatorio donare, però insomma sono solo una quarantina in totale gli utenti che in questo momento usufruiscono di questo servizio, ci danno qualcosa per sostenere l'associazione. Se tutti lo facessero, noi veramente potremmo fare un sacco di cose in più. Un dollaro al mese, dopo tutto, è il costo di un caffè al mese, una rinuncia assolutamente possibile. È tutto. Ci sentiamo prossimamente, per il momento buona settimana, ciao!